Piacere, Sissi. Daniele. Bello questo posto, ci vengo spesso. Sì, però devo confessarti una cosa. Sei fidanzato? Mi succede sempre. No, no, che fidanzato. Sei sposato? Mi succede sempre. No, nemmeno sposato. Sei single ma hai un figlio? Mi succede sempre. Ma chi la fai? No, volevo confessarti che sono una partita IVA. Ah, quindi non hai un passato difficile? No, un presente in merda. Mi dispiace. Vabbè, tanto qua non si paga molto. No, ma non è per questo, tanto offro io. No, ma non devi pagare tu per galanteria. No, è per deduzione. Io lo dichiaro come pranzo di lavoro, così scarico il 75%, perciò ti ho voluto confessare questa cosa. Ma noi non siamo colleghi. E vabbè, che significa? Pure l'auto con cui sono venuto non è un'auto aziendale, però l'ho dichiarata come tale, così scarico il 100%. Ma questo è un appuntamento galante. Vabbè, infatti noi facciamo finta di essere colleghi. In che senso? Nel senso che muovi nel cameriere e noi diciamo che lavoriamo nella stessa azienda e che questo è un pranzo di lavoro. Di domenica alle 2? Ma chi ne sa che orari facciamo? Noi diciamo così, poi diciamo che torniamo in azienda. Non volevi andare a casa tua dopo? Eh sì che voglio andare a casa mia, e poi tra l'altro pure casa mia l'ho dichiarata come ufficio, così scarico tutto. Pazzesco. Questi sono trucchi del mestiere. Comunque facciamo una prova, arriva il cameriere e noi diciamo: ma questo è un pranzo di lavoro, e lui ci chiederà: in che settore lavorate? Finanza. Ah, pure tu finanza, guarda un po' le casualità della vita. Io in una piccola azienda, e tu? Maggiore. Ah, tipo una SPA? No, GDF, guardia di finanza. Finanza. Non economia e finanza. Dicevi, scusa? Vado un attimo in bagno. Almeno là posso scaricare. Amore, ho preso un nuovo gioco da tavola. Ah, la partita IVA. È per due giocatori. Un giocatore fa lo stato e l'altro la partita IVA. Comincio io a fare lo stato. E come si vince? L'obiettivo è arrivare a fine anno, quindi a fine giro. Ah, giochiamo. 4 più 2, 6. Trovato un nuovo cliente. 2000 euro, buono. Per ogni nuovo cliente, una carta tasse. Ricorda, alla fine del giro pagherai il 30% allo Stato. Sono 600 euro. Ma che fatichiamo assieme. Queste sono le regole. Tira. 2 più 3, 5. Ah, tre nuovi clienti sono 10.000 euro. Ecco a te, tre carte tasse. Ma tu dai solo tasse. Se vuoi ti posso dare la carta nera. La usi per coprire la carta tassa e io non vedo niente. Grazie. Tiro. 4 più 2, 6. Lo Stato ti dà un imprevisto. Guardia di finanza, sei stato scoperto a nascondere un introito. Paghi le tasse arretrate più una multa. Scherzetto, non si evade. Ma tu mi hai detto di farlo! 6 più 4, 10. Pago il bollo auto. Grazie. Ma come funziona? Io gioco, rischio e tu pigli i soldi. Ma io ti do anche dei servizi. Tipo? Tipo che mi paghi il bollo auto ma puoi circolare sulle mie strade. 6 e 2, 8. Imprevisto. Stavi camminando su una strada piena di buche. Paghi 300 euro di meccanico. Complimenti per la manutenzione. 3 più 3, 6. Ah, ultima casella. Commercialista, paghi altri 300 euro. Però hai fatto doppio, quindi bonus. Finalmente un bonus. Bonus fisco Zen, il commercialista lo paghi 50 euro in meno col codice Daniele50 e questo è buono. È il momento di pagare le tasse. E quanto ti devo? Il 30% dei tuoi incassi, quindi 3.000 euro. Cioè praticamente tutto quello che mi è rimasto. E però così non vale, eh? Perché io ho pagato in questo giro tassa di possesso, tassa sulla luce, tassa sul gas, tassa sull'elettricità, revisione, tassa della spazzatura. Vabbè, ma queste che hai detto sono per la persona, quelle che mi devi pagare sono per il lavoro. Ma sempre io sono! Ringrazia che sei al primo giro e sei ancora forfettario. Secondo me questo gioco è truccato, perché non è possibile che vinci sempre lo Stato. Possiamo giocare a un altro gioco che ho portato io? Quale? O Post Fis, secondo me è meglio. Fermo un attimo, spero innanzitutto che il video fino ad adesso ti sia piaciuto e come avrai potuto vedere dall'ultima scena, il partner che mi ha aiutato a realizzarlo è stato FiscoZen. FiscoZen è un servizio online che ti affida un commercialista dedicato pronto ad aiutarti a gestire la tua partita IVA o addirittura ad entrare nel mondo delle partite IVA aprendone una. Quindi in pratica se hai già una partita IVA, FiscoZen ti aiuta a gestire le tue fatture, quindi ad emetterle, a pagare le tue tasse e anche ad avere una previsione di quante tasse dovrai pagare alla fine dell'anno fiscale. E questa è una cosa importantissima perché per esempio a me ogni volta è una botta in fronte quando arriva alla fine dell'anno perché dico ma no, io tutto
tasse devo pagare, invece con FiscoZen c'hai sempre la cifra a portata di mano. E invece se non ce l'hai una partita IVA, FiscoZen ti aiuta lo stesso perché ti segue passo per passo per l'apertura della tua prima partita IVA. Ma la cosa più bella di FiscoZen è che ti offre un commercialista dedicato sempre via telefono o via mail ed è sempre lo stesso dall'inizio della sottoscrizione dell'abbonamento, una specie di matrimonio, senza però effetti collaterali perché se abbandoni il servizio non ci avvai alimenti. Insomma, FiscoZen è la piattaforma ideale per chi vuole entrare nel mondo dei liberi professionisti e lo fa in un modo smart, innovativo e fa tante altre cose che mo non posso qui dirti perché poi tu non devi rivedere perché dici ma questo quando parli? Allora cosa fai? Vai sul sito di FiscoZen tramite il link in descrizione e chiedi la tua consulenza che è gratuita, senza impegno. Comunque posso dirvi che se accedete tramite il mio link avrete 50 euro di sconto sull'abbonamento che comunque male non fanno. Ma adesso ringraziamo di nuovo FiscoZen, però torniamo al video. Amore, ti stavo aspettando. Uè. Com'è andata stavolta? È tutto finito. Che è successo? Ho dato l'anticipo IVA per l'anno prossimo. E vabbè, ma succede tutti gli anni. E ogni anno è sempre peggio. Mi sembra esagerato. Pure a me, però ho dovuto pagarlo. Intendo la tua reazione. Silvia, noi siamo sull'orlo del fallimento. Perché allora non lasci che ti aiuti a scaricare un po'? Ma io non posso scaricare nulla, sono un forfettario! Dani, io ci provo, però mi devi dare un contributo. Ancora? Io già do il 26,04% su 78%, quanti altri contributi devo dare? Ma scusa, non puoi trovare un nuovo cliente, usi i soldi per pagare l'anticipo. Se prendo un nuovo cliente finisco in ordinario e pago ancora più tasse, capisci il disagio? Ho capito, devo usare le maniere forti. Potresti fare ritenuta d'accordo. Ritenuta d'acconto. O potresti farti mettere in busta paga. Busta paga. O potresti fatturare l'anno prossimo. Sono pronto. Facciamo il sesso. No, vabbè, mi hai salvato. Ti devo fare una statua, sei bravissima. Sì, ho sempre lo stesso dubbio. Dubbio? Tu dici che devo lasciarla? Lasciarmi? Vabbè, farò così. Ormai mi fido solo di te. Ma come? Ma come farei senza di te che mi tranquillizzi così? Sì, hai ragione. Allora la scarico. E quindi vuoi scaricarmi? Come, prego? Non far finta di non capire. Amore, ma... Non chiamarmi amore, ti vedo che parli giorno e notte con chissà quale poco di buono. Ma come ti permetti? Vedi che è una professionista. La paghi pure. 399 euro all'anno. Ma allora è un vizio. Vabbè, però mi dà tutti i servizi di cui ho bisogno. E me lo dici così, in faccia, sei un porco. Amore, che hai capito? Io sto parlando di Fisco. Capito, ho capito benissimo. E penso di sapere anche chi è. Quindi conosci anche tu FiscoZen? Chi? FiscoZen, il servizio online che ti offre un commercialista dedicato, quello che io pago 399 euro all'anno. Ma quindi scaricare era riferito a... Ad alcune spese di lavoro. È perché questi ti offrono la dashboard dedicata, la dichiarazione dei redditi, la fatturazione, la previsione delle tasse. Ah. E comunque potresti utilizzarlo pure tu, visto che ti volevi aprire la partita IVA, chiedere una consulenza che è gratuita e affidarti alla mia commercialista. È brava. Ha letto bravissima. Cretino. Amore. Ho deciso. Ne sei convinta? Sì, aprirò una partita IVA. Ti guarderanno tutti male d'ora in poi, lo sai, vero? Lo so, ma è il prezzo da pagare per avere quello che voglio, la libertà. Ma questa libertà può costarti cara. Lo so, almeno il 30% sul fatturato. Non intendevo questo, intendevo con i rapporti umani. Hai visto con me cosa è successo, no? Sì, ma tu sei felice. No, sono Daniele. E comunque intendevo dire con gli amici, i familiari. Ora tutti mi evitano, lo sai. Perché loro sono tutti assunti, con orari fissi. Perché il posto fisso è una droga. Per questo si chiamano dipendenti. Ed io voglio disintossicarmi. E fai bene. Allora tieni. Che cos'è? È un codice sconto che ti fa risparmiare sull'apertura della tua partita IVA sul sito FiscoZen quando chiedi la consulenza. Ma non dovevi. Sono 50 euro che alla fine dell'anno potranno tornarti parecchio comodi. Ti amo. Ti amo anch'io. Adesso saremo in due ad essere in bilico, insieme. Per sempre. Nella gioia e nel dolore. In salute e malattia. Finché INPS non ci separi.